La gente mi chiamava generale, a ispanico. È una dimostrazione del pubblico che ti dice quella frase ce l'ho, me la porto dentro. E quella frase l'hai detta tu. Ho fatto un sacco di mestieri, anche mestieri molto umili. Ho venduto le bibite sugli spalti di Vallelunga, ho fatto il restauratore di mobili antichi, ho lavorato in pompe di benzina, ho fatto il facchino, i traslochi. Tutto quello che poteva portare dei soldi a casa, perché io ho perso mio padre quando avevo 13 anni, che era l'unica fonte di sostegno di casa, e quindi io e i miei fratelli ci siamo dovuti dare da fare. Camionista è capitato per caso tramite un amico che faceva questi mega viaggi a Baghdad e a Teheran, era difficile, si rischiava anche la vita, però l'ho fatto con grande piacere, con grande dignità, mi sono divertito e mi ha insegnato anche tanto. Che alla fine devi cercare di capire l'altro, altre mentalità, altre culture. Mi ci sono trovato per caso. Io ero tornato da un viaggio a Baghdad e ogni volta che tornavo con il camion da questi viaggi andavo a Piazza del Popolo a Roma a fare colazione. E quella mattina passò una delle più grandi voci italiane, Pino Locchi, che era la voce di Sean Connery. Non ci vedevamo da un po'. Oh, ciao, come stai? Ma che stai a fare? Dico, no, sto qui a fare colazione, sono tornato dall'Iraq. L'Iraq. E che sei andato a fare in Iraq? No, sai, io faccio il camionista. E il camionista? Ma no, tu non devi fare il camionista, tu devi fare l'attore. Ma che stai a dire? Guarda, io sto andando in uno stabilimento a Via Margutta, fra un quarto d'ora vieni lì. E se ne va. Io dico, ma perché ci devo andare? E poi un po' la curiosità. Un po' la cosa era il mestiere di mio padre, il mestiere di mio nonno, di mia nonna. Dico, vabbè, vado a salutare qualcuno. Sono entrato là dentro e non sono più uscito. È il doppiaggio. Il primo grande film che ho fatto come protagonista, Runaway Train, a 30 secondi dalla fine, doppiavo Eric Roberts, 1984, credo. Bisogna essere attori per cambiare interpretazione. Io ho fatto un percorso di preparazione da attore, perché se no non ce la fai. Prepararmi come attore mi ha aiutato tanto a capire anche le differenze sostanziali che ci sono tra personaggi, tra attori. Giancarlo Giannini spesso neanche lo riconoscete, perché lui cambia a seconda del film che fa. Rapporto di grande affetto, perché comunque io gli sono molto riconoscente perché mi ha dato una popolarità immensa. La gente mi chiamava generale a ispanico. Pensa, l'ho visto 2 anni dopo il film. Noi vediamo solo le parti dove parliamo. Io ho visto solo il pezzetto dove dice appunto il mio segnale scatenata di inferno e Roma ha vinto, ma tutta la battaglia non ne conoscevo l'esistenza. No, lasciamo perdere. È arrivato di tutto, al mio tre. Al mio via, al mio cenno, al mio grido. Devo dire che tutte le volte, anche se me la storpiano, è una dimostrazione del pubblico che ti dice quella frase ce l'ho, me la porto dentro. E quella frase l'hai detta tu, non l'ha detta lui. Infatti lui quando viene in Italia le frasi le dice in italiano. La lunga serialità ha bisogno di una grande programmazione. Io per fortuna sia in 100 vetrine che in un posto al sole sono caduto in produzioni che avevano questa preparazione qua. E quindi è stato tutto più semplice, perché altrimenti non riesci a stargli dietro. È un meccanismo che viaggia velocissimo, che poi tra l'altro non ho mai capito perché è anche molto bistrattato da molti miei colleghi blasonati, tra virgolette, no? Ah, no, tu hai fatto 100 vetrine. Invece dovrebbero farle tutti, andare su quei set e dare prova di piacere al pubblico, perché sfido chiunque a lavorare a quelle velocità e ad essere anche poi efficace. Che ci vuole a fare un film? Fanno 2 scene al giorno, su Ubas ne fanno 20, c'è una bella differenza. Fare la conduzione in voce di uomini e donne per me è facile, no? Leggera, non è richiesto nulla di particolare se non la mia voce che accompagna lo spettatore in maniera molto semplice, no? C'è stata una frase che ho detto che questa ragazza aveva le fette di salame sugli occhi, capito? Io mi sono divertito a dire questa cosa perché non mi capita. Di solito faccio cose sempre molto serie, molto impegnate, molto
bisogna stare lì, concentrati. Invece uomini e donne lo fai con leggerezza, no? Perché poi è giusto, sono programmi leggeri. La gente ha un'ironia su Facebook, devo dire, straordinaria. Cosa che non c'è su Twitter, eh? Su Twitter sono tutti incazzati, non so perché. Ci sono le fazioni politiche, no? Si insultano dalla mattina alla sera e non lo seguo. Invece Facebook è più... scrivono delle cose che a me mi fanno morire dalle risate. Leggi i commenti di un post che tu hai fatto e stai per tre quarti d'ora a ridere. Beh, è chiaro, lì entra l'attore anche, non è soltanto una narrazione. È proprio per questo che Alberto Angela mi ha voluto per quell'esperimento. Perché quando andò, insomma, discusse in Rai di questa cosa, disse: a me non serve una voce, a me serve un attore. Però aveva ragione. Noi abbiamo fatto, in 2 anni di repliche, 214 fino adesso, più di 430.000 spettatori, che sono numeri apocalittici per una compagnia di teatro italiana. Questo te la dice lunga sul tipo di scelta fatta dal regista e produttore, che è Massimo Romeo Piparo, che cerca di portare in scena la qualità. La qualità alla fine paga, non c'è niente da fare. Lo spettacolo è talmente bello che impazziscono tutti, dal nord al sud. Il 21 di marzo esce La mia seconda volta, prodotto da questo pazzo Simone Riccioni, che è un ragazzo marchigiano, che fa tutti i film sul sociale. Questo si occupa di queste ultime droghe che arrivano sul nostro territorio, che sono estremamente pericolose. Ti racconta anche di come ci si può trovare a vivere un'esperienza del genere, ma come ce ne si può uscire. Allora, io voglio fare un saluto a tutti quanti quelli che seguono Fanpage, ma non solo, anche a chi ha creato questa testata giornalistica, che è così seguita, così forte e soprattutto così vera. Quello che mi aspetto a questo punto, quando vedrete questo filmato, è che scateniate l'inferno con il ditino, cioè cliccare su like. Scatenate lo st'inferno.